Buongiorno cari amici, vi informo che sono fuori. Sono fuori, sono qui da Giacomo. Mi hanno buttato fuori, quanti gli ho fatto troppo le balle. O probabilmente il vero motivo, lo conoscete, sono i casi di coronavirus a Codogno. Ora facciamo una piccola parentesi, poi vi dico cosa sta succedendo. Codogno, 15.000 abitanti, Casal Pusterlengo, 15.000 abitanti, entrambi avevano un pronto soccorso. Poi quegli illuminati stronzi che stanno in regione hanno fatto chiudere quello di Casale. Ora, quello di Codogno adesso è chiuso per l'emergenza coronavirus. Peccato che quei due ambulatori, quei due pronti soccorsi, coprissero un'area di più di 50, forse 60-70.000 abitanti. E chi conosce la Bassa Lodigiana sa benissimo, citando una città tipo Caselle Landi che è lungo le sponde del Po, quanto sia difficile da Caselle arrivare a Lodi, mentre da Codogno è il percorso un po' più accettabile, stessa cosa per Castelnuovo, eccetera. Ora tutti i casi sono dirottati verso Lodi, che è a 24 km da Codogno, ma contando la distanza sono 26 dall'ospedale, o Piacenza. Quindi hanno bisogno di spazio, giustamente, secondo me. Io ormai non sono più infettivo, il batterio non c'è più, non è più infettivo. Io dovrò continuare a prendere medicine per 2 settimane ancora per questa cosa, ma non sono più, non lo trasmetto più. Ho buttato via tutti i vestiti, ovviamente, perché è vero, si potrebbero lavare in autoclave, ma sinceramente preferisco buttarli. Ho una faccia che non è proprio il massimo della vita, quindi fatemi rimettere un po' di peso, perché un po' l'ho perso. Intanto è venuto anche il medico che dovrà togliermi la ciste. L'operazione avverrà in aprile, in modo che mi rimetta un po' in forze. Non perché l'operazione in te sia una cosa chissà di che tipo, solo che invece di essere uno svuotamento della ciste, così sarà un'ablazione, cioè verrà tagliata da sotto probabilmente con l'elettrobisturi e poi ci sarà da fare un trapianto, perché altrimenti si vedrebbe la dura madre della testa, insomma non è il massimo. No, io sono qui perché Giacomo si è fatto il mazzo, ha preso anche l'insulto da qualcuno e io penso di averlo detto in 200.000 modi. Giacomo non ha le competenze, ma soprattutto nel quel caso specifico non aveva le conoscenze per agire. E quindi vabbè, è successo. Io su questa cosa ve l'ho detto, la chiarirò di persona, ma di persona intendo faccia a faccia, perché ve l'ho detto, se non mi chiede scusa comunque per quello che ha detto, per me può tranquillamente prendere. Io comunque fuori dal canale, finché non si chiarisce, non voglio sentirlo, non voglio sentirlo nominare, non voglio parlare, non scriva, non faccia niente, perché sono abbastanza incazzato. Però non voglio rovinare la giornata in questo modo. Codogno è una città morta. Hanno chiuso tutti i negozi, tra l'altro sembra che le ferrovie dello Stato abbiano bloccato, saltino praticamente le stazioni di Codogno, Casal Pusterlengo, che sono stazioni di svincolo, quindi sono stazioni importanti, anche quella di Maleo, tutti i centri commerciali, quasi tutti i negozi, tutti i bar, alcune farmacie sono addirittura chiuse. C'è stata la corsa alla mascherina, che tecnicamente serve a poco o nulla, perché è un virus che si trasmette anche per contatto, quindi non è quello. Poi ragazzi, cioè, chiariamo un punto: finora i morti, no, al 90% erano persone che avevano dei problemi di salute. Questo 38enne è stato 2 volte al pronto soccorso, quindi nel suo caso non si è intervenuti tempestivamente. Io capisco che un certo canale che inizia per F e finisce per Page debba sciacallare in modo indecoroso, fare un video con musichetta horror e tutto quanto, ma se vuoi fare del giornalismo, perché loro si peritano di fare giornalismo, lo dici che questa persona è stata 2 volte con sintomi di polmonite e quindi la malattia ha avuto tempo di rafforzarsi e picchiare, perché se la prendi in tempo, a meno che tu non abbia delle deficienze, delle situazioni già in corso, te ce la fai. Non facciamo, non è la peste bubonica. Cioè, io stamattina, tra l'altro, sono stato intercettato
penso una televisione locale che mi ha intervistato, quindi se la vedete in giro ditemi che tele è, perché io manco gliel'ho chiesto. Non che mi frega qualcosa, magari manco lo mandano in onda, anche perché io non ho fatto l'allarmista. Sapete, i telegiornali se non fanno allarmismo non fai notizia, no? Siccome non mi strappavo i capelli, non avevo la mascherina, ero con alcuni amici, secondo me per loro non era l'ideale. Non lo so, però sono stati molto gentili. La città comunque è ferma, è quasi completamente vuota. In questa zona qui ci sono, generalmente vi faccio vedere, quello è il parcheggio che porta alla stazione, che è sempre pieno, e oggi è completamente vuoto. I centri commerciali sono chiusi. In giro c'erano comunque persone con i cani, tutto quanto, quindi alcuni con la mascherina, alcuni senza, e secondo me la mascherina. Io non so se poi l'ordinanza comunale che fa chiudere gli uffici comunali fino a oggi, compreso, verrà estesa nei prossimi giorni per sicurezza. Però io penso che bisogna anche dare un segno, non dico di fiducia, perché io di fiducia, queste che sentite sono le ambulanze che vanno a Piacenza, perché in questa zona qua c'è l'incrocio che va da una parte a Piacenza e seguendo la circonvallazione dall'altra a Lodi, e quindi le ambulanze sono obbligate a farsi le maratone, no? In questi periodi. Non sentite ad esempio il rumore dei treni, pure la stazione a Raggio d'Aia è a circa 50 metri dal punto di vista della distanza. Cercate adesso di non farvi prendere dall'isteria. Non fate le famose raccolte di alimenti in casa che poi quando passa a metà dovete buttarli perché sono scaduti. Cercate di essere responsabili. Non vi dico di non uscire di casa. Uscite e non andate a infilarvi in un locale in cui ci sono 200 persone. Cioè, un conto è la prudenza, un conto è l'idiozia. Certo, diamo un plauso a questo governo di pagliacci che cosa aveva detto? Abbiamo chiuso gli aeroporti come se chiudere un aeroporto servisse a qualcosa, considerando che una persona potrebbe partire dalla Cina, andare, che ne so, in Francia e poi arrivare in Italia. Tu hai chiuso le tratte per la Cina e che cacchio ne sai che quello lì è? Cioè, questi non sono rimedi seri, questi sono rimedi pressapochisti di un governo pressapochista. Ed la realtà è questa, questo è un governo pressapochista. Queste scemenze non le fanno i bambini di 2 anni. Se c'è un pericolo di epidemia, circoscrivi tutta la zona, non un angolino. Al netto di questo, video soprattutto per ringraziarvi tutti, prima di tutto tutti gli iscritti. Poi li dico in ordine sparso, perché non ho. Oddio, Damiano lo metto per primo, Egerus per secondo, Giulia terza. Però non è, non, in realtà non c'è nessun ordine, quindi ringrazio Damiano del Mattino Loro in Bocca, Giulia del Bifrost, Elena di Elena Channel, Francesca di Senz'Anima, Fabrizio dell'Osservatore, Angel del suo canale che non mi ricordo onestamente il nome. Se salto qualcuno scusatemi, che comunque sono abbastanza rimbambito. Gerus, non mi ricordo né il suo nome, Gerus del canale di Gerus. Cioè, ringrazio tutti per le belle parole, per il sostegno, per anche le preghiere. Io comunque vi ho sempre pensato. Però adesso vado in famiglia. Adesso ho portato la spesa a Giacomo, gli abbiamo detto di venire a stare da noi per un po', ma non vuole. Perché lui, poi non vuole. Verrà da noi fino a domenica, però poi vuol tornare a casa, e essendoci tutto chiuso qui, e presumo che il problema si estenderà, perché mi hanno detto che anche a Cremona vogliono chiudere le scuole, e Cremona è a 30 km, bruciore di culo generale, Piacenza è a 15, e abbiamo fatto noi la spesa per un po'. Però ecco, io penso che una volta superato il periodo le cose si normalizzeranno, certo con un governo serio che non fa solo dichiarazioni. Ma ragazzi, un governo serio non sarebbe ridotto ad elemosinare dal contaballe fiorentino la possibilità di stare in piedi o a fare la caccia al pesce lesso per avere la possibilità di governare.
Va bene, io vi saluto, vi ringrazio di tutto, buona giornata, vi voglio bene.